Don Giorgio, una delle prime cose che mi chiesi quando ci incontrammo era se sapevo la differenza tra individuo e singolo. Ecco, è stata una cosa che a me effettivamente mi ha fatto poi riflettere e mi ha aperto la mente, mi ha aperto qualcosa di importante. Vorrei appunto che spiegassi anche agli altri la differenza che c'è appunto tra singolo e tra individuo, e tu ne parli molto spesso appunto di queste Sì, in due cose. realtà diciamo che il senso etimologico è uguale, perché individuo vuol dire non diviso, mentre singolo vuol dire, diciamo, unico, vuol dire separato, però rimandano tutti e due alla unità, no? Quindi non diviso vuol dire che uno, quindi richiamano l'unità. Allora, magari tu mi dirai perché ho scelto singolo, perché individuo ha assunto anche un significato negativo. Quando diciamo individualismo, diciamo egoismo, no? Proprio perché richiama, ecco, qualche cosa di negativo. Però io mi ricordo di aver letto qualche tempo fa, qualche anno fa, alcuni libri di un filosofo danese, un po' difficile da pronunciare, no? Quando si scrive. Søren Kierkegaard, così alcuni dicono, no, vabbè, che poi è vissuto nel 1800, è morto 42 anni, ne ha scritti Cavolo. una testa, vabbè, molto, molto profonda. E mi ricordo che lui proprio distingueva molto il singolo perché richiamava Platone, lui dice, no? Singolo. E l'abbiamo solo con la massa, con la folla, lui lo odiava, no? La folla, perché va bene. Allora, la folla. La massa non è tanto un insieme di singoli, ma di individui, nel senso negativo, no? Ecco. Quindi tutti che pensano un po' al proprio. Proprio io, sì. Tant'è Esatto. vero che quando, io lo dico sempre, ogni tanto faccio questo esempio, no? Che quando noi vediamo, adesso vediamo poco anche questo, no? Le manifestazioni, operai, studenti, no? Io dico sempre, sono in piazza oppure sono, non so, eccetera, no? Scendono in piazza, ma è una folla composta di individui, no? Cioè praticamente lui dimentica chi è accanto, perché è lui sé che porta avanti il suo discorso, i suoi diritti, no? A volte invece lo so che magari qualcuno dà fastidio, ma quando scendevano in piazza i comunisti erano veramente compatti. Non era un Perché prima insieme c'era proprio. di individui, un sé, per cui ciascuno dice ma a me non interessa l'altro, io sono in piazza per me. Quindi ecco, è difficile poi capire la massa come composizione di individui, perché tanto è vero che io faccio un'immagine della pasta, no? La pasta è un prodotto di non so, di farina, no? Che si mescola con l'acqua e col sale, almeno. Mi sembra di aver letto, no? Però è chiaro che tu non puoi tirare fuori un granellino di frumento, no? È tutto compatto, no? La massa di per sé non dovrebbe essere così. Una massa, sì, di individui però governati da un pensiero unico, no? Diciamo così, conformismo, non conformismo. Però ciascuno poi diventa un sé, no? Diventa un Che io. tira a E sì, sé. a se stesso, perché tanto è vero l'egoismo, no? Ognuno dice, ma io penso a me. Ecco, quando poi io pesto i piedi a uno, si ribella, ma non interessa poi gli altri. Ma che un altro soffre, vabbè, soffro io e basta, e tu è preoccupato. Il singolo, tanto è vero che la singolarità, no? Singolare, vuol dire unico, no? Ecco, è lì che poi io richiamo un'altra immagine, è l'immagine del mosaico, no? Che stupendo, io ho avuto la fortuna di quando ero a Monte di vedere anche come si realizzava, perché ero lì, perché sono molto curioso anche di vedere, no? Ecco, questo insieme di tesserine, poi non so se sono vetri o non vetri, va bene, però tagliate così, non tutte perfette, squadrate, no? E poi vengono messe dentro, no? A completare un disegno, no? Quindi colorate in un certo modo. È chiaro che la tesserina in sé non ha valore. Ha valore quando è dentro in un disegno,
in un disegno, no? Come si chiama, va bene, allora se metterlo dentro le tesserine, ma se io tiro fuori una tesserina non ha nessun valore, si ha un valore materiale, diciamo, che tu le copri, le paghi, no? Però entri tu in un progetto, per cui il singolo, ecco, noi entriamo in un progetto che è quello divino, ma Esatto. a sé stanti noi non valiamo niente. Però, e qui è un discorso un po' più complesso, perché l'uno Dio, ma l'uno non vuol dire che ci annulla, ed è un discorso un po' complesso, no? Eccetera, eccetera, no? Entriamo nell'uno, siamo valorizzati quando entriamo nell'uno, ma tutti, no? Io, te, eccetera, eccetera, no? In modo singolare, in modo unico, quindi io preferirei questa parola singolo proprio in questo senso, che non ha un aspetto negativo, mentre l'individuo ha assunto un aspetto negativo, è Negativo. l'ego, egoismo, no? Che condiziona, Sì. che ti fa sentire più importante dell'altro, anche quella frase famosa di Salvini, prima gli italiani e poi gli altri, che poi l'ho sentito anche da altri, e questo veramente è assurdo, no? Perché se siamo tutti della stessa famiglia, della stessa umanità, non possiamo dire queste Non si stupidaggini, possono no? fare queste Chiaro, no? distinzioni. Per cui vabbè, è evidente che c'è anche un legame di parentela, no? Ecco, va bene, chiaro, se sta male mia madre o tua madre soffri di più che non sta male una madre di un altro, questo penso che sia anche evidente, no? Però la singolarità, l'unicità, l'originalità, questo è importante. Però facciamo parte di un progetto, che è il disegno di Dio, no? E qui bisogna anche crederci, no? Che la natura è tutto, no? E tutto, noi partiamo dall'uno e siamo orientati, andiamo verso l'uno. Però questo uno qui non significa che, tanto è vero che l'uno, no? È positivo, perché la divisione è quando io smezzo l'uno e fa il due. E la La moltiplicità, moltiplicazione che è cioè un la male, no? Che è un male esatto. secondo anche i filosofi greci. Per cui l'uno che valorizza la mia singolarità. E allora posso dire che difficilmente valorizza la individualità intesa in senso negativo, perché lì c'è l'ego che gioca molto, a staccare quello, no? Quell'individuo lì dagli altri, separa, no? Sì. Stacca. E c'è il singolo, entra, no? Quindi io preferisco la parola singolare in questo senso.